è il primo dei segni d'acqua e unisce la sensibilità appunto dell'acqua alla grandissima sensibilità del pianeta Luna, che è il pianeta femminile per eccellenza, dolce, caloroso e materno. Così da un cancro aspettiamoci delle lunghissime serate sul divano, a guardare un film, magari un film che ci faccia piangere, a mangiare il gelato direttamente dalla vaschetta e a goderci le coccole del gatto. Il cancro è un cucciolo di Labrador che ha voglia di stare nella sua cuccia e di farsi coccolare dalla sua mamma. E in più, quando deciderà di uscire allo scoperto, lo farà corazzandosi ben bene per paura di essere ferito. Ma non fatevi fregare, perché dietro la sua dolcezza c'è una grandissima forza. Le cinque caratteristiche del segno del cancro sono l'essere dolcissimo, quasi malinconico, la sua dolcezza è lacustre, pensate ad esempio a Lady Diana che sembrava sempre sul punto di andare in frantumi e invece ha dimostrato una grandissima forza di donna. Il cancro è la mamma dello zodiaco, dolce, sensibile ma anche molto protettiva nei confronti soprattutto dei suoi cuccioli. È il segno della casa per eccellenza. Grandissimi architetti ed arredatori sono di questo segno, altro che vita spericolata. La quarta caratteristica del segno del cancro è essere un grandissimo amante della politica, perché se ama la casa, allora ama allo stesso modo anche la sua nazione, la sua patria, per cui ci sono veramente moltissime persone del mondo della politica ad essere di questo segno. Pensiamo ad esempio a Giorgio Napolitano. Caratteristica importante del segno del cancro è una grandissima sensibilità quasi magica, un'empatia che vi fa subito entrare in contatto con loro. Pensate ad esempio a tutti i grandi astrologi che sono di questo segno.